A scuola ci hanno sempre insegnato che le bugie hanno le gambe corte, che ai Pinocchietti si allunga il naso. Possiamo notare l'area complessiva che verrà occupata dopo il revamping. Gli edifici in grigio sono quelli attuali, mentre quelli colorati sono i nuovi edifici che verranno aggiunti. Il processo di fermentazione che si completa all'interno dell'impianto avviene con una missione di sostanze odorigene. Il cattivo odore è insito nel trattamento di alcune matrici di rifiuti di frazioni organiche che vengono raccolte in maniera differenziata o il rifiuto indifferenziato che ha una componente organica. Gli edifici sono tutti chiusi, sigillati, l'aria viene captata e mandata a un biofiltro. L'aria esausta dei vari locali dell'impianto viene inserita in tubature che confluiscono in un unico tubo che finisce sotto il biofiltro, il quale si trova un letto composto di legno vergine, soprattutto quercia. Oggi, visto che siamo nel 2021, esistono nuove tecnologie. Si può pensare di intervenire con un ammodernamento dell'impianto per rendere ancora più efficiente il trattamento dei cattivi odori dell'impianto. Recentemente c'è stato più cattivo odore rispetto ad altri momenti, legato chiaramente ad alcuni interventi di ammodernamento parziale dell'impianto che sono stati effettuati. Ho errato, per esempio, mettere un telo sopra il biofilm. Si suppone che con un ammodernamento spinto come il nuovo progetto, il problema dovrebbe essere azzerato, anche perché parlando in termini numerici, noi ad oggi abbiamo un biofiltro che capita tutte le aree degli edifici, mentre questo ammodernamento prevede quattro biofiltri. Come ci ha detto il tecnico di collegio, oggi nel nuovo impianto ci saranno quattro biofiltri. Il vecchio indicato con E1, come vedete, è verde, rimarrà allo stesso posto e poi ci sono tre nuovi colorati in blu. Cosa esce dal biofiltro? Possiamo definirle sostanze tossiche o d'origine come volete, ma emettono il famoso idrogeno solforato, emettono l'ammoniaca, emettono i composti organici volatili ed escono anche delle polveri sottili, i cui effetti sulla salute si possono chiaramente trovare in qualsiasi libro di medicina. E possiamo adesso parlare di efficientamento, nel senso che si dice che c'è un'innovazione, che chiaramente la situazione migliora, quindi chiaramente ci sarebbe meno emissione di sostanze d'origine o tossiche, continuo a dire, chiamatele come volete, all'esterno. Occorre tener conto che attualmente il vecchio impianto emette un'unità olfattiva o d'origine, come volete chiamarla, equivalente a 300 unità o d'origine al metro cubo. Con la ristrutturazione, con il revamping, ci saranno quattro linee di lavorazione in quattro edifici differenti. Dal vecchio biofiltro l'emissione massima prevista è 250. Poi c'è la nuova linea di efficientamento migliore del compost che metterà fino a 200 e poi abbiamo le due linee di recupero materiale previste per un massimo di 120 unità d'origine al metro cubo. Se voi fate i conti, nel caso lavorassero tutte e quattro contemporaneamente, si arriva a un valore massimo previsto possibile di 690 unità o d'origine al metro cubo. Ognuno tiri le proprie conclusioni. Ho utilizzato il modello delle automobili perché mi sembra le più chiare. In questi anni i produttori sono passati dall'Euro 0 all'Euro 6, riducendo di volta in volta le emissioni delle sostanze tossiche, che sono anche queste tossiche, nocive per la salute, in particolare per i polmoni, per gli anziani, per i bambini, per le matri. E allora occorre un passaggio epocale che potrebbe essere consentito dalle auto elettriche. E lo stesso ragionamento occorre fare noi. Dovremmo abituarci a ragionare, a consumare di meno, ad abituarsi a non aver rifiuti. I rifiuti
Migliori sono quelli che non sono rifiuti, sono quelli che si riciclano, che possono essere riutilizzati, che in pratica si scambiano, si riparano, non bisogna buttare. Occorre abituarsi a utilizzare le compostiere a casa nostra, molto semplice. Fare delle compostiere di comunità, occorre che siano compostiere tra condomini, tra paesi vicini. Questa è la soluzione, perché non ha senso far passare camion da Riace o dall'altra parte, da Bovalino o oltre, da Melito, che trasferiscono nocività delle automobili, dei camion nel paese. E allora bisogna che uno si tenga il suo organico, che si abitui, che si organizzi, e poi bisogna chiaramente usare meno plastica, usare le bottiglie di vetro quando si va a comprare l'acqua. Andare a comprare l'acqua è uno spreco di energie che non vengono mai riutilizzate, perché in pratica si crea altra plastica. Occorre che ci siano delle fontane nei paesi dove la gente vada a prendere acqua controllata, fino a quando non si hanno nei nostri rubinetti acque pulite.